E ancora calcio d'agosto, ma Latina e il primo torneo Terra Pontina regalano assaggio del campionato primavera. Si sono affrontate in un triangolare al Francioni le formazioni under 19 di Napoli, Roma e Latina. Hanno trionfato i padroni di casa, che hanno sconfitto ai rigori il Napoli e 1-0 la Roma, sfruttando ancora una volta un tiro dal dischetto realizzato dall'ex giallorosso Chainas. Il Napoli chiude il torneo senza una vittoria e senza realizzare un gol. Dopo il KO ai rigori contro il Latina è arrivata la sconfitta per 2-0 inflitta alla Roma. La primavera azzurra è ancora un cantiere. Saurini ha dovuto rimediare anche a molte assenze, tra infortuni, influenza e giocatori ancora non tesserati. L'organico a disposizione è corto e soprattutto contro i giallorossi si è avvertita la stanchezza. Contro il Latina la gara si è sviluppata su binari di un sostanziale equilibrio. Il Napoli ha avuto due occasioni per passare in vantaggio. Al 27esimo Procida manca l'aggancio decisivo su un lancio di Carcatella. Al 38esimo Negro è fermato dal recupero di Maciucca, proprio al momento della conclusione. Il Latina invece ha una sola palla gol importante, quando al 21esimo Di Nardo in sospetto fuori gioco è fermato da un'uscita di Gionta, che tocca anche il pallone col braccio, ma l'arbitro lo grazia. Ai rigori gli azzurrini pagano l'errore di Carcatella, che si fa ipnotizzare da Sottoriva, il portiere classe 99 del Latina, premiato come giocatore più giovane del torneo. Contro la Roma il Napoli subisce la pressione dell'avversario, che riesce ad andare in vantaggio al 27esimo con Sadik, che salta a Gionta e deposita il pallone in rete dopo una triangolazione con Soleri. Al 36esimo la Roma trova anche il gol del 2-0. Ndoi sfrutta un errore di impostazione di Donnarumma, si invola verso la porta di Gionta e viene steso al limite dell'area. Vasco batte la punizione e raddoppia con una traiettoria che scavalca la barriera. Incassata la seconda rete, il Napoli ha una reazione d'orgoglio, ma due volte Negro non capitalizza le occasioni create. Prima calcia alto su una verticalizzazione di Otranto, poi il suo colpo di testa sul cross di Palumbo è bloccato da Pop. Nulla da fare, a Francione gli azzurrini non segnano. Archiviata l'esperienza di Latina, si continua a lavorare per essere in forma il 12 settembre, quando inizierà il campionato. Sabato ci sarà un'altra amichevole, il Napoli farà visita al Football Club Sorrento, che milita nel campionato d'eccellenza. Un altro test per verificare i progressi compiuti, migliorare gli aspetti più critici e inserire nuovi innesti del cantiere azzurro guidato da Giampaolo Saurini.